Alessandro Casillo ha amici di Maria De Filippi. Il ritorno dopo Io canto oggi pomeriggio è andato in onda l'ultimo daytime della settimana dedicato ai casting di Amici 18. E tra i vari aspiranti concorrenti di Canto del Talent Show prodotto e condotto da Maria De Filippi c'è stata anche una vecchia conoscenza del pubblico a casa. Chi? Lui si chiama Alessandro Casillo, e alcuni anni fa ha vinto il Talent Show Io canto. Per lui quel programma condotto da Gerry Scotti è stato un vero e proprio trampolino di lancio, in quanto ha poi partecipato alla sezione giovani del Festival di Sanremo, arrivando alla vittoria. Ma poco dopo questo clamoroso successo, del giovane si sono perse le tracce, almeno fino ad oggi. Difatti nella puntata odierna di Amici 18, il giovane ha sostenuto il casting di fronte alla commissione di canto composta da Rudy Zerbi, Alex Britti e Stash dei The Colors. E in questa circostanza il ragazzo è stato giudicato positivamente da tutti i professori, i quali gli hanno dato così la possibilità di passare al prossimo step. Appunto il giovane, visibilmente emozionato, ha poi rivelato il motivo per cui la sua carriera si è bruscamente interrotta dopo la vittoria di Sanremo Giovani, dichiarando: dopo aver vinto Sanremo, ho deciso di fermarmi. Dovevo completare gli studi. Riprendere con la musica dopo gli studi mi ha fatto rimboccare le maniche. E ora faccio l'idraulico. In pratica pare sia stata una scelta personale quella di accantonare momentaneamente la musica per dedicarsi agli studi. Amici 18 casting. Alessandro Casillo torna in TV dopo la vittoria Io canto. Alessandro Casillo, dopo aver vinto Io canto e la sezione giovani del Festival di Sanremo, è tornato prepotentemente a far parlare di sé proprio in queste ultime ore. Il motivo? Ha sostenuto il casting di Amici 18. In questa circostanza il ragazzo ha impressionato tutti i membri della commissione di canto, i quali sono rimasti piacevolmente sorpresi dal suo talento, dandogli così l'opportunità di passare al prossimo step. Alessandro Casillo, subito dopo il verdetto, non è riuscito a trattenere l'emozione, rivelando: non ricevevo questa carica e queste emozioni da tanto tempo. E non sarebbe neppure il primo a rimettersi in discussione, partecipando al talent show prodotto e condotto da Maria De Filippi. Difatti, proprio l'anno scorso, Irama, dopo aver ottenuto negli anni passati un discreto successo discografico seguito poi da un brutto momento, ha deciso di rilanciare la sua carriera, partecipando ad Amici 17, arrivando anche alla vittoria. Anche Alessandro Casillo avrà lo stesso destino? In attesa di scoprirlo non resta che ricordare ai lettori che Amici 18 tornerà su Canale 5 sabato 17 novembre. E in questa puntata verranno svelati i nomi dei concorrenti, che faranno parte del cast di questa nuova edizione del Talent Show.